So, ready for the next one. Calabrica, ci siete? Dai, potete? Secondo me potete fare di meglio. Calabrica, ci siete? Yes, I. Sono Lorenzo D'Astoli e sono il presidente dell'associazione Migrazione. Siamo qui nella zona campeggio, stiamo cercando di allestire gli spazi di ombreggio e stiamo facendo gli ultimi ritocchi per abbellire tutta la zona. Calafrica è un festival interculturale che dura 3 giorni, dove si susseguono tanti micro eventi come i convegni, i dibattiti, teatro, canzoni, musica, spettacoli dal vivo, artisti di strada. Quindi c'è un mix di tante discipline che si confluiscono, tutte in un unico progetto e rendono il festival ancora più particolare. Sono Simone Giardino, vicepresidente dell'Associazione Culturale Migrazione. Calafrica è un festival interculturale tra i più importanti in Italia e si svolge a Pianopoli l'1, 2 e 3 agosto prossimi. Io sono l'antropologa culturale dell'Associazione Migrazione, Rosa Maria Limardi. Collaboro con l'associazione dal 2009, da quando è iniziato il progetto. Siamo dei ragazzi di Iacurso che avevano un ideale: sensibilizzare la gente e integrare non solo magari le persone straniere, di origine straniera, ma anche soltanto il forestiero, perché comunque in Calabria l'ambiente è un poco chiuso. Un tema un po' molto importante che abbiamo deciso di affrontare quest'anno è la discriminazione. La discriminazione è la varietà di genere, di etnie, di religione, la varietà dell'essere umano. Quindi quest'anno, dopo diciamo 5 anni di convegni affrontati, che affrontavano temi molto attuali, quello sicuramente in Calabria premeva tanto parlare di queste cose, quindi la migrazione, l'integrazione, il diritto, i diritti umani, quest'anno abbiamo deciso di allargare un po' la nostra frontiera e abbiamo coinvolto diverse associazioni che si occupano di questo tema delle discriminazioni e faremo un bellissimo dibattito giorno 2, il pomeriggio. E non mancate, mi raccomando, 1, 2 e 3 agosto a Pianopoli, il Calafrica, un momento bellissimo, uno spazio incredibile dove passare 3 giorni in armonia, gustare prodotti tipici, conoscere il territorio e belle persone. Let's tune deep in the music. Liberi TV, siamo nell'ufficio di Gianluca Cuda, sindaco di Pianopoli. E sindaco, fra pochi giorni, 1, 2, 3 agosto, si aprirà il Festival Calafrica. È il secondo anno, se non sbaglio, che ospitate questa manifestazione. Come è nata questa collaborazione con l'Associazione Migrazioni? È nata, diciamo, il fatto che comunque l'Associazione Migrazione nel paese dove prima svolgeva questa manifestazione non c'erano più le condizioni per poterlo fare, e quindi noi subito abbiamo contattato questi ragazzi
che sono splendidi, e abbiamo subito aperto questo rapporto meraviglioso. Questo è il secondo anno che ospitiamo il Calafrica e insomma siamo un partner importante per questi ragazzi, e i ragazzi sono un partner importante per noi. Manifestazione bellissima, manifestazione aperta, dove si trattano temi molto importanti. Qui si lotta in pratica contro ogni forma di discriminazione, in pratica. Assolutamente sì, dalla discriminazione sessuale a quella razziale. E io voglio ricordare che l'anno scorso, perché ho seguito il Calafrica, insomma, il Pianopoli è stato invaso da migliaia e migliaia di ragazzi da tutta la nazione. Voglio ricordare pure che questa associazione, questo festival è entrato nel Rototom, e quindi è il circuito internazionale di festival. È qualcosa veramente da vedere. Freiheit, die mich in eine andere Welt entführt. Das ist die Freiheit, die man nur beim Tanzen spürt. Fühl die Musik, lass dich einfach gehen. Denk nicht am Morgen, dass die Sorgen in der Ecke stehen. Spür diesen Beat, lass dich von ihm verwöhnen. Und wird sich gut, kann ich vermuten, an die Decke geht's in Freiheit. Siamo alla Camera del Lavoro di Catanzaro e intervistiamo Giuseppe Valentino, segretario generale della CGIL Catanzaro Lamezia. E la Camera del Lavoro, nel contesto del Festival Calafrica, che si svolgerà dall'1 al 3 agosto di quest'anno nel comune di Pianopoli, è fortemente impegnata e inaugurerà con l'occasione la nuova Camera del Lavoro proprio di Pianopoli. Negli anni abbiamo provato, diciamo, a stringere delle sinergie importanti. Quest'anno facciamo un plan, nel senso che nei tre giorni del Calafrica avremo un programma di articolato in tre giorni anche noi come CGIL, proprio per affiancare anche fisicamente il festival, non solo dal punto di vista, diciamo, del sostegno politico, economico, organizzativo, ma anche culturale. E quindi abbiamo deciso di andare proprio a fondo rispetto all'azione che noi potevamo mettere in campo. Ci siamo chiesti qual era la migliore delle azioni da mettere in campo, e abbiamo deciso che Pianopoli, il luogo dove il Calafrica ha vita ormai da due anni, può rappresentare anche un punto importante di tutela dei diritti individuali dei cittadini, per cui abbiamo deciso che dal 1 agosto appunto partirà la nuova Camera del Lavoro a Pianopoli. Sarà un punto in cui la tutela individuale avrà, diciamo, la maggior parte dell'impegno. Pianopoli! Sulle mani! Wow.